fine del mese di luglio del 2016 e proprio al Casinò abbiamo presentato un'idea. Siamo partiti con rifare il logo della società, con una nuova strategia d'immagine, e questo era un pochettino quello che speravamo potesse essere la punta di diamante della strategia della prima parte. Che cosa sarà? Che cosa verrà qua? Beh, anzitutto non sarà solo un'area dedicata alla domenica. Quest'anno proveremo comunque con tre progetti pilota, delle partite con Ponsacco, con Massese, con il Livorno, ad attivare quello che speriamo dalla prossima stagione possa essere una consuetudine. Quindi ci sarà non solo una parte food and beverage, quindi potranno i clienti, che sarà esclusivamente chiaramente ad invito e dedicata alla tribuna centrale, potranno attendere l'inizio della partita e l'inizio del secondo tempo assaggiando alcune delle pietanze, gustandosi un buon caffè, vedendo i risultati, essendo aggiornati su quello che è l'andamento del campionato dei nostri ragazzi e magari seguendo con occhio anche la Serie A. Tutto questo sempre in una zona comunque amichevole ma confortevole. In più abbiamo aperto, penso anche qua per la prima volta, finalmente un punto stabile di acquisto del merchandising della Sanremese. Quindi effettivamente come un piccolo negozio, in ogni giorno della settimana, chi volesse fare un regalo, chi volesse comprare qualcosa e indossare i colori biancazzurri, aveva la possibilità di farlo, e anche questa cosa qua ci è sembrata doverosa e giusta. Ricordo quando ero bimbo che per avere una maglia della Sanremese era sempre una crociata. Una delle prime cose che ho chiesto a Ornello, ho detto: noi però ai bambini che vogliono mettere la maglia della Sanremese noi dobbiamo dargli la possibilità di avere.